Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video di Do It Yourself Ispirazione. Oggi vi mostrerò un semplicissimo tutorial su come costruire queste bellissime, praticissime scatolette dove potrete apporre tutto ciò che vorrete, dal mettere a posto la scrivania o semplicemente come contenitore per i vostri dolciumi. Come prima cosa abbiamo bisogno naturalmente di un foglietto di carta che andremo prontamente a piegare a metà. Ecco qui. Dopodiché andremo a risvoltare una piccola parte di circa 1 o 2 centimetri ed è importantissimo che sia questa parte che l'altra siano praticamente uguali, per cui facciamo lo stesso lavoro anche dall'altro lato. Ecco qui. In questo modo, come potete vedere, abbiamo due parti praticamente uguali. Adesso riapriamo il nostro foglietto e andiamo a ripiegarlo su se stesso. Per cui prima la prima metà, in questo modo, e poi la seconda. Ecco qui, per cui come potete vedere si formano esattamente due levette, ecco qui, che ci serviranno poi a creare anche gli angoli della nostra scatoletta. Dopodiché andiamo a risvoltare dall'altra parte una dei due risvoltini che abbiamo fatto prima. Andiamo a creare un triangolino sui lati, verso sinistra. Adesso qui lo stesso verso destra e così via per gli altri due lati. Per cui riapriamolo e ricreiamo un triangolino verso sinistra e uno verso destra. Dopodiché ripieghiamo nuovamente i due risvoltini che avevamo fatto in precedenza in modo tale che vadano sopra i triangolini che abbiamo appena creato, come potete vedere. Adesso molto delicatamente apriamo la nostra scatoletta e come potete vedere si stanno già formando i nostri lati che andrete a modellare sempre con molta cautela con le dita. Ed ecco qui pronta la nostra scatoletta. Adesso vi faccio rivedere il procedimento. Allora partiamo da qua e delicatamente aprite sempre verso il basso in modo tale che poi con le dita possiate andare dentro e modellare i vari lati in modo tale da far prendere la forma agli angolini. Ecco qui, come potete vedere la nostra scatolina è già pronta ed è prontissima per mettere in ordine la scrivania o, come vi dicevo prima, contenere dei buonissimi dolci. Spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto regalatemi un mi piace, non dimenticatevi di andare a vedere tutti gli altri video ma soprattutto non dimenticatevi di abbonarvi al nostro canale e ci vediamo sempre qui la prossima volta con nuovi video su Do It Yourself Ispirazione. Ciao!